Cari telespettatori, ben trovati, siete collegati con lo stadio comunale di Vertova, dove si sta per disputare l'attesissimo primo turno playoff, che sarà un derby, che vedrà di fronte Vertovese e Pradalunghese. Vertovese che ha chiuso il campionato al terzo posto, domenica pareggio per 0-0 a Cologno Serio contro Nova Colognese, che è anche retrocessa, è stata arrivata all'ultimo posto. Vertovese che oggi avrà 2 risultati su 3 a disposizione per passare il turno. Di fronte una Pradalunghese che domenica ha pareggiato in casa anche lei reti bianche contro il Sarnico, penultimo, e quindi ai play out. Pradalunghese che, pur avendo ottenuto gli stessi punti della Vertovese, è però arrivata dietro in virtù degli scontri diretti. Oggi quindi, per passare al secondo turno playoff, dovrà assolutamente vincere, dovrà assolutamente centrare il colpaccio qui a Vertova. Passo subito a leggervi le formazioni. Vertovese in campo con 1 Feltri, 2 Luzzana, 3 Riva, 4 Bonetalli, 5 Fusabassini, 6 Perucchini, 7 Tagliaferri, 8 Gualdi, 9 Messedaglia, 10 Bergamelli, 11 Procopio. Il mister è Giorgio Alberti. Risponde dalla parte opposta la Pradalunghese con 1 Speroni, 2 Viganò, 3 Brughiera, 4 Tanferna, 5 Locatelli, 6 Nicolosi, 7 Quadri, 8 Cavalleri, 9 Bonomi, 10 Borlini, 11 Dell'Otto. Il mister è Paolo Bernardi, arbitro del match è il signor Lorenzo Casali della sezione di Crema. Vertovese schierata con la consueta divisa azzurra, attaccherà dalla destra, dalla sinistra i vostri schemi. Risponderà in divisa bianco-rossa la Pradalunghese dalla parte opposta, tutto pronto per l'inizio del match. Tribune gremitissime, quasi da tutto esaurito, e fumogenata per salutare l'avvio del match partito in questo istante, col primo possesso che termina in rimessa laterale. Avete già sentito dalle formazioni, Vertovese con scelte importanti, si accomoda in panchina il portiere Nodari, preferito Feltri, classe 99, fa la regola. E insieme a Nodai appunto anche Patelli, insieme a Spampatti, quindi esclusioni eccellenti, alcuni anche non al meglio dal punto di vista fisico. Scelte importanti anche per la Pradalunghese, che davanti come sempre può scegliere tra un poker di attaccanti di altissimo livello, mentre qui arriva involontario secondo il direttore di gara intervento di mani, quindi si può proseguire. Ciao Pradalunghese che davanti ha sempre un poker di attaccanti di livello assoluto. Oggi mister Bernardi sceglie Borlini e Bonomi in panchina domenica contro il Sarnico, e invece lascia fuori Ubizzoni e Traini, loro schierati dal primo minuto contro la formazione lacustre 6 giorni fa. Adesso con le mani Feltri, il suo rinvio profondo, poi Nicolosi si aiuta con le mani anche lui al rientro, settimana scorsa non aveva giocato contro il Sanico, qua utilizza le mani, quindi punizione Vertovese e Luzzana. Gualdi, Tagliaferri, ritorno Nicolosi, la tiene però Tagliaferri, alla fine però il numero 7, ex San Paolo Dragon, arrivato in estate insieme a Bergamelli con mister Paolo Foglio, e quindi rimessa laterale che sarà in favore della Pradalunghese. Come saprete già, Paolo Foglio dimessosi un mese fa, adesso in panchina c'è Giorgio Alberti, prima esperienza, prima squadra per lui, che ha preso il patentino in autunno, poi è arrivato a allenare la Juniores, situazione di emergenza, con le dimissioni di Foglio, il direttore sportivo Bortolotti e il presidente Guerini hanno scelto lui per traghettare la Vertovese fino alla fine della stagione. Adesso Quadri, palla sopra sbagliata, Fusabassini, Perucchini, arrivato lui invece nel mercato invernale, forse messo giù, tutto regolare, anzi no, il direttore di gara ha pensato un attimo e poi ha optato per il calcio di punizione in favore degli azzurri di casa. Bergamelli sul pallone, playmaker di Giorgio Alberti, cerca la palla dentro, messa di testa, contrastato però in maniera molto efficace da Locatelli, e quindi sventagliata di Cavalleri a cercare la rapidità di Borlini, stavolta anticipato, e può ripartire quindi il team di casa. Tagliaferri per Procopio, attenzione però, bandiera già alzata, quindi nulla da fare, palla docilmente
raccolta prima del rinvio da parte di Speroni. Vertovese in campo con il 4-4-2. Davanti a Feltri ci sono Luzzana, capitano a destra, e Fusa Bassini a sinistra nel suo ruolo naturale. I centrali con Riva, Sabonetalli, lui che invece è un terzino sinistro, esce dal settore giovanile del Pontisola. Oggi schierato lì per emergenza, sono infortunati sia Nicoli che Marchesi. Scelta quindi obbligata per Giorgio Alberti. Oltre chiaramente a Riva che invece è nel suo ruolo abituale. Poi in mezzo al campo Bergamelli fa da volante, Tagliaferri a fianco, Gualdi a destra, Perucchini a sinistra e poi davanti Procopio Messedaglia, come già detto. Partono dalla panchina sia Spampatti che Patelli, coppia inedita per Giorgio Alberti dall'avvio in questo primo turno playoff. Adesso rimessa a Pradalunghese, 3.54 sul cronometro, sempre 0-0. Partita che è andata subito ad alti ritmi, come prevedibile, con le due squadre che stanno affrontando con notevole intensità fin dalle prime battute. Adesso prova a tenere la Tagliaferri, forse toccato duro, tutto regolare con il direttore di gara. Alla fine l'ultimo tocco proprio di Tagliaferri, quindi la rimessa in favore della Pradalunghese. Brughera va giù, Borlini con il direttore di gara, subito fallo, quindi calcio di punizione per la Pradalunghese, con Brughera che lascia Nicolosi, andrà lui a calciare. Dell'otto il classe 99, fermato però bene da Luzzana che fa valere tutta la sua esperienza, il capitano della Vertovese originario di Clusone, per lui carriera lunghissima nel calcio dilettantistico, diverse esperienze anche in categorie superiori, tanto per citarne una ad Arfo, da tre stagioni qui a Vertova, nato come centrocampista centrale, in questo campionato utilizzato prevalentemente a terzino destro sia da Foglio che da Alberti. Adesso la giocata per il traversone di Gualdi, contenuto però Pradalunghese, può liberare il pericolo. Arriva Dell'otto, fa scorrere, diciamo che al 4-4-2 della Vertovese risponde in maniera speculare mister Bernardi, davanti a Speroni ci sono Nicolosi e Locatelli già citati, poi a destra Vigano, a sinistra Brughera. Attenzione, seguiamo l'azione perché c'è il primo tiro in porta della sfida con Matteo Borlini, che ha concluso forte ma troppo centrale. Ferti ha bloccato senza problemi. Siamo appunto Pradalunghese che risponde con il 4-4-2, modulo quindi speculare a quello della Vertovese. Davanti alle file ci sono Tanferna e Cavalleri che uniscono quantità e qualità. A destra Quadri, a sinistra Dell'otto. E poi davanti la coppia già presentata, composta da Borlini e Bonomi, ex della sfida. Tagliaferri, Fusa Bassini, attenzione, suolata di Fusa Bassini, ne ha due davanti, la mette comunque, poi Locatelli qui è bravo a leggere e a respingere il pericolo. Dicevamo Bonomi, ex della sfida, lui abituato a calcare palcoscenici di categoria superiore, grande protagonista lo scorso anno nella salvezza in Serie D dello Scalzo Rosciate, poi sei mesi quest'anno a Vertova, quindi il trasferimento a dicembre alla Pradalunghese, chiaro che per lui, oltre allo stimolo di un derby, di una sfida da dentro fuori, anche la voglia di rivincita da ex inevitabile, mentre arriva il corner per la Vertovese. Va a battere Luzzana, 7 esatti sul cronometro, sempre 0-0. Quattro uomini in maglia azzurra ad attaccare l'area, Pradalunghese tutta chiusa a difendere all'esclusione di Borlini. Palla che nel frattempo è finita dietro i cartoni pubblicitari, non riesce a recuperare Luzzana, quindi la panchina e ne offre un'altra. Solite schermaglie dentro l'area, a parte Luzzana, palla molto tesa, alla fine non la tocca nessuno, va a inseguirla Borlini. La tiene lui, alla fine guadagna la rimessa laterale Borlini, già ricordato anche nella telecronaca di settimana scorsa, cresciuto nel settore giovanile dell'Albino Leffe insieme a Gallo Belotti, il puntero del Torino. Chiaro che con Bonomi formi una coppia di livello assoluto, ma non sono certamente da meno Traini e Ubizzoni. Ubizzoni centravanti di forza fisica d'area di rigore,
treni invece più dotato di mobilità. Ripetiamo, schierati settimana scorsa, oggi invece inversione, i due che erano fuori domenica in campo, gli altri in panchina. Qui Bonettali rischia, lo fa bene però. Messedaglia, aiutato da Procopio, tutto buono, anzi no, fallo, i danni di Tanferna, il direttore di gara è a due pochi passi dall'azione, se ne avvede, se ne calcio di punizione alla Padonghese. Messedaglia, partito fortissimo qui a Vertova, arrivato nel mercato invernale. 4 gol nelle prime 4 sfide del girone di ritorno, poi però non ha più trovato la via della rete, si è un po' spento il bomber. L'anno scorso grande protagonista a Ponteranica e nell'avvio di stagione quest'anno al Verdello, in eccellenza, chiuso chiaramente dall'attacco atomico della formazione di Luzzana con Pellegris, Marchesetti e Arrigoni, tanto per citarne qualcuno. Poi appunto l'arrivo qui a Vertova dopo le ultime partite opache, tanta voglia di riscatto per lui, oggi appunto schierato nella coppia inedita con Procopio, cartellino vertovese da anni, in prestito i primi 6 mesi da Trevigliese, poi il ritorno nel mercato invernale come già detto più volte, importante da parte della Vertovese che ha messo diversi giocatori, alcuni assenti oggi, ma già detto chi sta in panchina. Legrenzi invece non al meglio, non va nemmeno in panca l'ex Breno, adesso Riva palla sopra, ancora su Messedaglia, vince il duello, Cavalleri la raccoglie, Nicolosi, palla che si impenna, poi Bonomi cerca di tenerla, Cavalleri, scende Viganò a destra, Cavalleri opta per Tanferna, Brughera, Vertovese chiude gli spazi, Padonghese trova comunque l'infilata, Quadri, Viganò, uno contro uno, Tanferna, ora la palla dentro, palla che scorre però qua, bravissimo Felti a leggerla e a prenderla, 10 e 9 sul cronometro, sempre 0-0, match equilibratissimo, due squadre che si stanno affrontando ad alti ritmi, tanta intensità, ricordiamo Prada Lunghese a parità di punti a fine campionato ma dietro per gli scontri diretti, a Prada Lunga all'andata ha vinto la Vertovese 2-1, perdeva 1-0 la squadra allora allenata da Paolo Foglio, poi la ribaltata nel finale con Sala e Gualdi, nel ritorno invece qui a Vertova 1-1, quindi per gli scontri diretti. Prada Lunghese dietro, obbligata a vincere per passare il turno, Vertovese davanti, quindi con due risultati su tre a disposizione per accedere al secondo turno playoff, alla finale del proprio girone. Borlini, qui Bonettali lavora benissimo, chiudendo e rinviando in maniera perfetta, poi Messedaglia giù, e calcio di punizione, qui gran lavoro di Bonettali, ricordiamo lui che è un terzino, non un centrale. Ha chiuso bene su Borlini, gli ha strappato palla in maniera pulita e poi ha messo sopra per Messedaglia, buona copertura della palla anche del bomber, travolta le spalle di Nicolosi e qui protesta, non avrebbe voluto giudicato falloso il suo intervento il centrale della Padonghese, così però ha deciso il direttore di gara. Nicolosi è arrivato a settembre dalla serie di, sicuramente giocatore di grande esperienza che con Locatelli forma una coppia centrale di sicuro affidamento per la categoria. Locatelli invece alla seconda stagione tra le file della Prada Lunghese, mentre in tribuna continua ad arrivare gente, davvero mai visto in questa stagione lo stadio di Vertova così gremito. Ripetiamo, partita secca, derby sentitissimo, inevitabile che la gente affluisca, anche perché i playoff si giocano al sabato mentre i playout la domenica, in modo da consentire agli spettatori di seguire più partite all'interno dello stesso weekend. Adesso Bonettali ancora per Messedaglia, subentra Perucchini, tutto regolare qui, interventi molto duri, il direttore di gara fa giocare Dell'Otto, taglia lui, stavolta però l'intervento di Gualdi è in ritardo, arriva anche il giallo, sanzione forse eccessiva però il direttore di gara, visti i 2-3 interventi ruvidi in precedenza, ha preferito placare subito gli animi, non fischiando sotto fallo ma estraendo anche il giallo. Quindi calcio di punizione in favore dei biancorossi per la lunga, non c'è Cerea, parte dalla panchina il capitano, ma ci sono Bonomi e Borlini, giocatori capaci di essere letali
sui calci da fermo. Stanno parlando proprio i due. Bonomi mancino, Borlini destro. Da lì potrebbe essere più congeniale proprio a Borlini, anche se potrebbero anche cercare la palla dentro con quattro uomini che vanno a saltare. Oltre a Quadri e Dell'Otto sono saliti anche Nicolosi e Locatelli. L'Ottovese tutta chiusa a difendere, all'eccezione di Messedaglia, è rimasto solo Borlini sul pallone, tensione palpabile nell'aria. Fischia direttore di gara, parte Borlini. Suo destro, barriera, non all'altezza della sua fama stavolta. Il numero 10 originale di Clusone. Calciato troppo basso, non è passato. Lui che nelle ultime stagioni era un punto di forza dell'Albino Gandino insieme a Franco Franchini, seduti entrambi l'estate scorsa. Franchini all'Atrezium, Borlini appunto qui apre alla lunga, Locatelli, palla sopra per Dell'Otto, bella palla di Locatelli e buono anche il cross di Dell'Otto con Fusà Bassini che la legge bene. Cavalleri, Tanferna, adesso Vigano, rientra lui, ancora Tanferna, Padalunghese che fa possesso palla nella metà campo avversaria, Brughera, Tanferna, ancora Brughera, la cercata profonda stavolta con Bonomi che si era infilato e Feltri in uscita di pugno, sventa il pericolo mettendo in rimessa laterale Padalunghese che negli ultimi minuti ha preso in mano le redini del gioco, sta spingendo con convinzione la formazione di Paolo Bernardi. L'Ottovese è tutta chiusa a difendere e a ripartire, anche se fin qui palle gol non se ne sono viste. Quadri, poi Bonetalli che fin qui non ha sbagliato nulla. Cavalleri, ex colognese, cerca l'apertura a parte opposta, Luzzana però la legge bene e la mette fuori. Nicolosi, match intenso, non c'è un attimo di pausa. Brughera, Locatelli, la soluzione a destra per Viganò, la sfrutta. Ancora Cavalleri, profondo per Bonomi, ottima la sponda. Bellissima questa trama della Padalunghese, poi Quadri, sbaglia la misura, si rammarica. Il numero 7, classe 98, però sta fraseggiando bene la Padalunghese negli spazi. L'Ottovese in questi ultimi istanti in difficoltà nel contrastare il palleggio avversario. Qui Procopio, ma tutto regolare, Gualdi. Saltato giù, punizione. Quando il cronometro dice 15:50 del primo tempo, sempre 0-0, match iniziato subito su ritmi elevati. Padalunghese che fa maggiormente la partita, Virtovese che agisce di rimessa come da copione, dovendo la Padalunghese vincere e bastando invece il pari alla Virtovese per la qualificazione. Fin qui però zero occasioni, i portieri di fatto hanno dovuto compiere soltanto interventi di routine in un match equilibratissimo. Adesso calcio di punizione, Bergamelli per la soluzione di precisione, Procopio per la botta, batte Procopio, Messedaglia, ancora Procopio, poi Tagliaferri, scusate Perucchini. Colto in controtempo, era buonissimo di Procopio, ha fintato la botta l'ex trevigliese, aprendo di prima intenzione per Perucchini che stava però venendo incontro, ha cercato l'immediato cambio di direzione l'ex laterale da San Paolo d'Argon, ha però perso aderenza col terreno e quindi sfera e si è persa sul fondo. Adesso Riva, Bergamelli, poi Gualdi la mette sopra di piatto con Messedaglia che non esce a innescare nessuno perché Speroni copre bene. Abbiamo citato l'attacco della Virtovese con Messedaglia, Procopio, viste le assenze. Virtovese che chiaramente non è da meno nemmeno in mezzo al campo con il playmaker Bergamelli, adesso col pallone Gualdi, motorino inesauribile, capace di fare entrambe le fasi ma capace soprattutto di finalizzare, già 8 gol in questo campionato per lui, l'abbiamo già detto, ha deciso anche il derby d'andata in pieno recupero prima di segnare anche in quello di ritorno l'1-1 con la destra appunto oggi Tagliaferri, a sinistra Perucchini, adesso con le mani Luzzana, il capitano. Bergamelli va a Fusar,
di piattone dentro, Locatelli la legge bene, Perucchini, Fusar sulla posizione, Perucchini invece la mette, Mescedaglia, palla però troppo morbida, è un passaggio per Speroni. Già ricordato nella telecronaca di settimana scorsa, Speroni, grandissimo protagonista nell'anno in cui la Pradalunghese visse Coppa Lombardia e campionato di prima categoria, poi diverse esperienze in altre squadre. E poi il ritorno quest'anno a Pradalunga per il portierone biancorosso. Viganò, ottima chiusura. Quadri. Ancora Viganò, la messa sopra, arriva però la letta bene. E per non rischiare nulla, spara direttamente tra le mani di Speroni. Cavalieri, mezzo detto ex colognese, arrivato in estate insieme a Brughera. Alla corte di Paolo Bernardi, scelto dal direttore sportivo Cesani e dal presidente Fiammarelli, qui Bonetali dalla parte opposta. Bergamelli, Luzzana, stavolta esce fluida la Vertovese. C'è Fusar, servito. Cerca lo scambio con Perucchini, la protegge bene il numero 6, poi riparte da Bonetali. Adesso possesso che la Vertovese non riesce a sviluppare in avanti ed è costretta al rinvio profondo con Feltri. In cielo Locatelli, quadri. Poi Tagliaferri, altro intervento ruvido con Tagliaferri che se ne va in mezzo a due. Gran giocata del numero 7. Gualdi. Ancora Tagliaferri. Per Mescedaglia dentro l'area, attenzione, Gualdi, Gualdi contrastato all'ultimo. Prima vera e propria palla gol della sfida con Gualdi che come di consueto si era inserito come un serpente in area avversaria, contenuto però all'ultimo, ha fatto buona guardia la linea difensiva della Pradalunghese sventando la minaccia. 24 sul cronometro, sempre 0-0. Va con le mani Viganò, Cavalieri con la soluzione Cavalieri-Tanferna, panchina Cerea, ricordiamo quest'anno Cerea problemi di lavoro, non si è allenato con continuità, chiaro che hanno caratteristiche diverse gli interpreti del centrocampo di Bernardi, con Cerea ha un playmaker vero e poi qualcuno che è o Tanferna o Cavalieri. Lavora al fianco facendo entrambe le fasi, invece con Tanferna e Cavalieri insieme senza Cerea manca un vero e proprio regista, ma sono due giocatori di quantità e qualità, capaci di dettare i tempi di gioco, non solo di fare gli incontristi, capaci anche di inserirsi, sicuramente livello che non cala complessivamente quello della mediana di Paolo Bernardi. A rinvio Speroni, arriva di testa, poi va Gualdi. Falloso forse dà il vantaggio all'arbitro, anzi no, ci ha pensato un secondo il direttore di gara, il signor Casali di Crema, e poi ha segnato calcio piazzato in favore della Pradalunghese. Rimasto a terra Brughera, vediamo se sarà in grado di proseguire, dovrebbe trattarsi di una botta per Brughera, che però vediamo molto dolorante. Dopo lo scontro precedente intervengono i sanitari, non ha nemmeno Grigis in panchina, Bernardi non al meglio, e quindi spera di non dover eseguire il primo cambio della sfida, sarebbe obbligato. Nel frattempo chiediamo un'opinione anche a Luca Carminati qui in tribuna con noi a seguire la partita. Ciao Stefano, è una partita molto tirata, molto equilibrata, è una partita come stai dicendo tu molto a ritmo alto, dove le squadre cercano di sbagliare il meno possibile, purtroppo o fortuna vuole per la Vertovese che ha due risultati su tre, quindi la Pradalunghese deve assolutamente rischiare per poter provare a passare il turno. Comunque è una partita molto equilibrata, i portieri mai impegnati, e concordo con la tua telecronaca, secondo me è una partita che si risolverà, se si risolve, su una giocata singola, su un calcio da fermo. Comunque grande pubblico, grande ritmo, grande partita, ti lascio continuare. Grazie Luca per il commento e per i complimenti.
nel frattempo Vertovese che ha respinto in rimessa, che adesso andrà a battere dalla destra Quadri. Taglio di Bonomi, servito proprio lui, eccolo il suo proverbiale Mancino. Ancora Quadri, palla a rimorchio, poi qui lavora molto bene Perucchini, che recupera il possesso, poi vediamo se il direttore di gara ha notato un fallo ai suoi danni. Sì, e arriva anche il giallo nei confronti di Cavalieri, immaginiamo per proteste, anzi no, semplice rimessa, ma giallo per Cavalieri. Abbiamo visto il motivo del cartellino per il numero 8 della Pradalunghese, ma tant'è che il direttore di gara così ha deciso, quindi primo, secondo giallo della sfida. Dopo quello dato a Gualdi, adesso Messedaglia, la copre bene Gualdi. Scarico per Luzzana che qui fa un gioco di prestigio per tenerla. L'ultimo tocco però è il suo e quindi la rimessa laterale sarà in favore della Pradalunghese. 24 e 9 sul cronometro, sempre 0-0. Un solo brivido regalato da Gualdi dentro l'area, poi partita che continua a rimanere estremamente equilibrata con i portieri che fin qui hanno compiuto interventi di ordinaria amministrazione, ma nessuna parata spettacolare degna di nota. Adesso Brughera con le mani, va a prendere la Cavalieri, Brughera però non lo serve, va sulla sponda di Dell'Otto e poi palla dentro per Bonomi. Chiaro che non sono queste le palle ideali per il numero 9 della Pradalunghese, che preferisce essere servito palla nei piedi, fronte a porta, non di certo su queste palle alte, caratteristiche non da prima punta vera e propria di Bonomi, ma giocatore capace di inventare la giocata. Adesso Nicolosi, Cavalieri, bella palla, attenzione a Borlini, occhio al suo destro, non lo sfoga perché non ha spazio. Cavalieri, ancora Pradalunghese, prova lui, centrale però Feltri, la legge facile. Il rinvio dell'estremo difensore della Vertovese, poi Locatelli bene. Qui Tagliaferri prende piena palla e fa ripartire i suoi. Tagliaferri che ha sicuramente avuto un avvio di merce tambureggiante. Adesso palla sul secondo, attenzione dentro l'area, Gualdi. E il paratone di Speroni. Cross pennellato di Perucchini, aggancio splendido di Gualdi e botta verso la porta, confermandosi velenosissimo dentro l'area. Però Speroni si è ancora una volta dimostrato potere straordinario, è volato a mano aperta, ha respinto il pericolo. Corner, Bergamelli sulla palla, dentro Bonomi, respinge in qualche modo, poi Cavalieri perfeziona il disimpegno. Bonetalli, palla profonda per Tagliaferri, però fuori gioco enorme, direttore di gara sulla nazione delle Guadaline, assegna calcio prezzato alla Pradalunghese. Al rinvio Speroni, primo intervento del match, certamente non facile. Gualdi ha calciato di collo pieno da dentro l'area, è volato però Speroni a mano aperta a respingere il pericolo e a tenere i suoi in equilibrio. Pradalunghese che ha fatto di più sicuramente gioco fin qui, Vertovese che ha agito di rimessa, ma di fatto le due occasioni più importanti le ha costruite la squadra di casa, la Vertovese, con prima un'incursione di Gualdi e poi con il destro dello stesso centrocampista respinto poco fa da Speroni. Pradalunghese che si è resa pericolosa soltanto con due conclusioni da lontano, facile preda di Feltri. Adesso con le mani Brughera, lui che nasce come centrale difensivo, chiaramente con la coppia Locatelli-Nicolosi è scalato a sinistra, sa anche spingere Brughera, anche se inevitabilmente lo fa maggiormente Viganò dalla parte opposta, è classe 97, anche l'anno scorso a Pradalunga, giocatore che fa ancora la regola dei giovani e la farà anche l'anno prossimo con l'obbligo di 4 giocatori in campo su 11 dei giovani, ovvero un 97, un 98, un 99 e un 2000. Viganò che sa unire sia la fase difensiva
con grande attenzione, che la spinta in fase di possesso palla. Adesso Fusà, Bassini, Perucchini, occhio a 6 e al suo mancino, raddoppiato alla fine, ritorna da Bergamelli, il playmaker, palla non semplice, arriva, non la gioca al meglio, Bonetali deve scalare, anche lui un po' corto qui. Possesso farraginoso da parte della Vertovese, prima Bergamelli ha giocato alle spalle una palla complicata, poi Riva non l'ha posata bene di testa, alla fine anche Bonetalli di piattone l'ha messa un po' pigra, con Felti che ha dovuto intervenire per scongiurare l'intervento di Borlini, che come un avvoltoio si era lanciato sulla palla. Adesso rimessa, Viganò, Bergamelli la mette fuori, Cavalleri. Palla ancora sopra con Bonetalli che la chiude bene. E poi il pallone che però non viene colpito al meglio. Non ho visto se era in via di Fusaro o di Perucchini, tant'è che il pallone terminato oltre in laterale. Davvero impressionante il colpo d'occhio sulle tribune dello stadio Toniella di Vertova. Pochissimi posti liberi, forse nessuno, e tantissima gente anche negli spazi laterali per assistere a questo derby, mentre qui Borlini va giù e il direttore di gara segna calcio di punizione in favore della Pradalunghese. Prima ha calciato il numero 10, adesso va deciso Bonomi, lui da lì può sia cercare il traversone che la conclusione direttamente verso la porta. Suo mancino proverbiale che conoscono molto bene anche qui a Vertova. Tensione palpabile anche in tribuna, con Felti che urla e chiede addirittura 4 uomini in barriera. Non si fida il classe 99 del mancino di Bonomi. Vertovese è tutta chiusa dentro l'area, è scalato anche Procopio, Pradalunghese che attacca con 6 uomini, parte Bonomi, è verso la porta, barriera. Poi Perucchini con Bergamelli che non va da fronte di stavolta, spara lontano, guarda, è aggredito una messa d'aria per evitare i rischi, mette direttamente in rimessa laterale, anzi no, la palla resta sul terreno di gioco, la tenuta Luzzana. E poi invece il direttore di gara ci ripensa, segna rimessa Vertovese. ...30:50 sul cronometro in questo primo tempo, sempre 0-0, match che resta su livelli di intensità elevatissimi, squadre che combattono su ogni palla. Adesso attenzione alla Vertovese, Tagliaferri uno contro uno con Nicolosi, non si fida Tagliaferri nel puntarlo, preferisce lo scarico, però lo sbaglia tra il disappunto dei propri tifosi. Arriva però la già recuperata ancora per Tagliaferri, bandiera alta, fuori gioco, nulla da fare, diciamo match su livelli sempre alti, con duelli fisici continui, contenuti tecnici notevoli anche nel fraseggio, con occasioni però fin qui che si fanno attendere. Due buone scale costruite da Vertovese, mentre la Pradalunghese soltanto due tiri da fuori, ma inevitabile, la posta in palio è elevatissima, le due squadre stanno molto attente a non sbilanciarsi, a non concedere spazi per le possibili ripartenze avversarie, cercando soprattutto l'appoggio facile, non rischiando quasi mai la giocata. Qui intanto andato a recuperare, rimessa laterale, la Vertovese, andrà con le mani Luzzana, la mette profonda il numero 2 Procopio, che qui dobbiamo dire Procopio messa d'aria contro Locatelli e Nicolosi, hanno fatto tantissima fatica, hanno preso pochissime palle, i due centrali della Pradalunghese non hanno quasi mai sbagliato. Tagliaferri da destra, altra palla dentro, stavolta Procopio è in buona posizione, scala però Quadri, quindi Perucchini. Il direttore di gara ha visto la posizione di offside del numero 6, stavolta proteste più vibranti
da parte del padrone di casa, ma poi mette, ha visto un controllo con il braccio da parte di Perucchini, l'ha giudicato anche volontario. E quindi calcio piazzato che sarà in favore dei biancorossi per la lunga. Sospiro di Speroni e poi va a rinvio. Fusabassini di testa non la prende bene. Palla in rimessa laterale, quindi andrà adesso con le mani Locatelli. Brughera, Viganò. Stavolta arriva, può anche controllarla. Anche lui perfetto insieme a Bonetalli. Le linee difensive stanno facilmente prevalendo sugli attacchi fin qui con la giocata di Perucchini. Stavolta sbagliata nella misura, decisamente troppo profonda. Bergamelli si era lanciato nello spazio, ma palla irraggiungibile per il playmaker di Giorgio Alberti. Chiaro, compito subito importantissimo per il mister, alla prima panchina di una prima squadra a giocarsi un playoff di promozione, chiaro, non da poco questa sfida per lui. Messa d'aglia, la tiene Bergamelli, sale prendendo Cavalleri, poi anche il raddoppio di Borlini. Qui Bergamelli ha perso il tempo, Padanoghese vuole ripartire subito con Bonetalli, che però recupera un altro pallone, perfetto fin qui il centrale Perucchini. Cavalleri rimedia, poi altro duello aereo Bonomi Bonetalli, alla meglio ancora Bonetalli, e quindi Fusabassini ha rischiato la giocata. Qui Fusara ha perso palla, Quadri, sterzata Quadri, mancino profondo, non passa nemmeno il suo, difficile giocare per entrambe le squadre, appena perdono il possesso. Le due formazioni tornano immediatamente ad occupare lo spazio alle spalle, vanno immediatamente a raddoppiare il portatore di palla, non ci sono mai linee di passaggio limpide. Adesso prova a uscire Cavalleri, Bonomi, però un'altra palla imprecisa con Bonomi, che stavolta applaude comunque il compagno di squadra, anche se l'ha rimesso, sarà in favore della Vertovese. 35-28 sul cronometro, sempre 0-0. Messa d'aglia, stavolta vince il duello lui, ma Tanferna rimedia. Bonomi, grande aggancio come di consueto, tecnica sopraffina dell'attaccante della Padanoghese. Poi arriva anche un fallo, il direttore di gara dopo aver valutato un attimo, fischia per andare a verificare le condizioni del 9 biancorosso. Calcio di punizione che però non ci sarà, sarà semplice rimessa laterale. Il direttore di gara ha fermato soltanto per verificare che Bonomi fosse in grado di proseguire la sfida. Bergamelli per Procopio, palla che gli rimbalza davanti, Procopio la tiene bene, poi va a commettere fallo. Procopio schierato da titolare oggi da mister Alberti, proprio a sorpresa, visto che ha sempre partito dalla panchina il numero 11. Procopio che fin qui sta lottando insieme a Messa d'aglia, ma sta faticando notevolmente contro Nicolosi e Locatelli. Le chance della Vertovese portano la firma di Gualdi. Brughera, Dell'Otto, quindi Borlini sceglie di palleggi di testa dei giocatori biancorossi, con Bonomi che va di tacco, ma il fallo. E Dani Luzzana, secondo il direttore di gara, è stato commesso da Dell'Otto tra le proteste stavolta della panchina della Pradalunghese. Mette, chiediamo ancora un commento a Luca Carminati. Eh sì, Stefano, hai ragione, è una partita molto 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 fisica, molto 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 equilibrata, anche se prima Gualdi ha avuto una palla fantastica dove Speroni ha fatto un super miracolo, però diciamo che è un 50-50, una partita molto equilibrata, e credo che si risolva così su una giocata fantastica di uno dei 22. Però il vantaggio è che la Vertovese, che questo risultato gli può stare molto ma molto bene, quindi la Padanoghese deve rischiare, mi ripeto come ti ho detto prima nell'intervento precedente,
così la Vertovese sta meritando il passaggio, perché comunque lo 0-0 è meritato. Grazie Luca. Torniamo in cronaca con le mani Brughera. Matteo Borlini la copre bene, ancora Brughera. Cerca palla dentro sul secondo palo per Bonomi, inseguito da Fusa Bassini, palla però totalmente sballata, non può arrivarci l'ex Vertovese. Bonetalli la mette sopra per Messedaglia, viene incontro bene, la controlla anche in maniera efficace Perucchini. Palla dentro per Procopio, buona, buona anche la sponda di Procopio. Stavolta sfortunato, l'aveva giocata bene il numero 11, rimpallo però l'ha sfavorito. Alla fine la Pralonghese chiude ancora il ventaglio mettendo il pallone in rimessa laterale con le mani Luzzana adesso. Attende un momento dei compagni, poi va da Perucchini, buona aggancio del 6. Non però altrettanto il passaggio di Trivela ad esterno sinistro, totalmente fuori misura, chiede scusa. Mirko Perucchini sa, rimessa a Pallalonghese, 39-10 sul cronometro, match sempre inchiodato sullo 0-0, con le mani Brughera. Arriva, la mette sopra, altro duello aereo, stavolta Nicolosi lo vince, poi per un attimo Tagliaferri. Bergamelli non preciso stavolta, può ripartire a Pallalonghese, dell'8 però la allunga troppo, Riva legge facile. Altra palla sopra, adesso Vertovese che sta provando poco a giocare palla a terra, sta giocando con più insistenza il servizio profondo a scavalcare la mediana, anche se fino a questo momento questa soluzione non ha mai pagato. Nicolosi e Locatelli, preda di tutti i palloni aerei, li hanno presi tutti loro, con Procopio e Messeraglia che sono riusciti solo ad offrire sponde, ma mai ad essere pericolosi. Le volte in cui la Vertovese si è affacciata dentro l'area, l'ha fatto con inserimenti, palla a terra, adesso Messedaglia, Procopio contro cross per Gualdi, non ci arriva però il numero 8 che come di consueto si era infilato alle spalle della linea difensiva avversaria, stavolta però senza essere imbeccato. Speroni a rinvio. Usa Bassini, attenzione Borlini, poi qua arriva con un po' di fortuna Borlini che va giù, ma Fusar stavolta, ci sentiamo di dire, ha colpito palla piena, quindi giusta lezione del direttore di gara che ha fatto proseguire, direzione fin qui assolutamente positiva, non ci sono stati episodi clamorosi, ma ha tenuto in pugno la gara in maniera corretta l'arbitro del match. Adesso Gualdi profondo contrastato da Dell'Otto. L'ultimo tocco dopo di Gualdi, quindi rimessa a Pallalonghese. Abbiamo visto anche questa situazione, come appena un giocatore della Vertovese entra in possesso palla, la Pallalonghese va ad aggredire, non lascia mai la giocata facile, non consente mai ai giocatori in maglia azzurra di lasciare linee di passaggio semplici. Chiaro che la stessa cosa fa la Vertovese, cercando di occupare in maniera ottimale lo spazio. Adesso duello a sinistra, palla che però esce con rimessa, secondo il direttore di gara della Pallalonghese, su segnalazione della guardalinea, stavolta proteste più vivaci da parte di Luzzana, ma con le mani andrà Brughera. Cavalleri, Viganò, cerca la sventata da parte opposta per Dell'Otto, qui Gualdi è potuto fare anche scorrere, ma non si è fidato, non sapeva chi ci fosse alle sue spalle e quindi di fatto ha regalato ancora un out dalla sinistra con Brughera che va sempre lui con le mani dentro l'area. Attenzione Borlini, trattenuta poi alla fine della Vertovese libera, intervento al limite, trattenuta comunque istantanea, se avesse tenuto la maglia per qualche attimo in più probabilmente sarebbe stato calcio di rigore. Adesso Perucchini si è dato la parte opposta, attenzione al suo mancino, poi non passa il filtrante per Procopio, ma ripartenza è stata efficace della Vertovese con Procopio che di fatto ha avuto lo stesso movimento di Tagliaferri, hanno tagliato entrambi sul primo palo.
La palla di Perucchini però non è passata, ha difeso ancora bene la Pradalunghese. Locatelli, Viganò. Bonetalli, ancora lui di testa. Con Luzzana e quinta, viene Ruvido, recupera però il possesso Tanferna. Gran palla per Bonomi. Palla però inutile perché il direttore di gara dell'Associazione Guadagnini aveva visto l'offside di partenza di Bonomi. Qui Tanferna aveva fatto una gran giocata. Recupero palla, trasformazione della fase difensiva in fase offensiva e poi filtrante per Bonomi. Partito però leggermente avanti il 9 biancorosso, quindi calcio di punizione che sarà per la Vertovese. Felti sulla palla, poco più di un minuto e 20, più recupero alla fine del primo tempo. Match sempre creato sullo 0-0 con equilibrio fin qui assoluto. Le squadre si affrontano con grande intensità e spingono a fasi alterne negli ultimi minuti, e più la Vertovese ha a proporre calcio. In precedenza è stata la Pradalunghese. Palle gol di fatto, però sono state soltanto due, sono state per la Vertovese con Gualdi. Pradalunghese che pur tenendo in misura maggiore il pallone ha di fatto calciato soltanto due volte in maniera innocua dalle parti di Feltri. Adesso sul pallone Speroni. Invita i compagni a salire con la Pradalunghese, come di consueto in fase offensiva si trasforma in un 4-2-4 con Quadri e Dell'Otto che si portano sulla linea dei due attaccanti, proprio per cercare di sfruttare tutta l'ampiezza dell'attacco biancorosso. Nicolosi, Brughera, va a pressarlo Gualdi, poi Dell'Otto, arriva anche Luzzana e quindi rimessa laterale. Chiaro che stando così le cose, mentre arriva il recupero segnato la panchina del Vertovese su segnalazione del direttore di gara Franco Gualdi, come sempre l'accompagnatore Ale Spolo. Diciamo, stando così le cose nella ripresa, necessariamente la Pradalunghese dovrà rischiare qualcosa di più. La squadra biancorossa deve vincere per passare il turno. Ricordiamo invece che alla Vertovese basta il pari, questo è il regolamento, che arriva davanti in classifica a due risultati su tre nei primi due turni playoff, in quelli del proprio girone. Poi chiaramente negli scontri con gli altri gironi si va andate e ritorno per altri due turni fino alla finale di fine maggio. Nicolosi a cercare Bonomi, si contrastano con Riva, poi qui Luzzana ha temporizzato un attimo, ma il direttore di gara aveva fischiato fuori gioco in precedenza, allora Vertovese e Bergamelli. Profondo per Procopio, è buono, anzi no, Guadalini ha atteso di vedere a chi finisce la palla, poi ha alzato bandiera, partito in fuori gioco il numero 11, chiaro sarà importante nella ripresa vedere eventuali cambi da una parte e dall'altra, perché il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0. Match equilibratissimo, due chance per la Vertovese, due tiri da fuori per la Pradalunghese, ma 0-0 sostanzialmente giusto per quanto si è visto. Quindi per i primi 45 di questo primo turno playoff di promozione dallo stadio Toniale è tutto, vi diamo appuntamento alla ripresa. Cari telespettatori, ben tornati in collegamento con Vertova, dove si sta disputando l'attesissimo primo turno playoff di promozione. È un derby tra Vertovese e Pradalunghese, primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 0-0, molto equilibrato, le due squadre sono affrontate con grande intensità, non lasciando mai spazio all'avversario. Pradalunghese che ha provato maggiormente in alcuni tratti a fare la partita, ma Vertovese che ha sempre risposto colpo su colpo, e dobbiamo dire, le occasioni più nitide ha avuto la squadra di casa con due inserimenti dentro l'area di Gualdi, il primo contrastato all'ultimo dalla linea difensiva biancorossa e il secondo respinto in angolo con un grande intervento da parte di Speroni. Pradalunghese che invece si è affacciata dalle parti opposta con due conclusioni da fuori, e ripresa che reinizia con Vertovese in divisa azzurra che attacca dalla sinistra all'estremo delle schermi, risponde dalla parte opposta in divisa biancorossa da Pradalunghese. Come vedete, tribune gremite in ogni ordine di posto e anche un fumogeno come inizio match a dare un po' di colore a una sfida, ripetiamo, attesissima. Questa ripresa necessariamente
la Pradonghese dovrà osare qualcosa di più. Pradonghese che, essendo arrivata dietro in campionato, stessi punti ma dietro per gli scontri diretti, ha perso l'andata in casa, ha pareggiato il ritorno. Pradonghese appunto, essendo arrivata dietro, deve vincere per passare il turno. Vertovese che invece può accontentarsi del pareggio, quindi inevitabile questa ripresa. Biancorossi dovranno osare qualcosa di più e Vertovese che dal canto suo cercherà di agire di rimessa e a sfruttare gli spazi concessi. Vertovese che, ricordiamo, ha fuori diversi giocatori che sono in panchina anche se non al meglio. Ci sono col 12 Nodari, poi Galli, Patelli, Shortino, Alberti, Spampati e Acucco. Per mister Giorgio Alberti, cambi importanti chiaramente anche per Bernardi, che oltre al vice portiere Caramagno, a Cucchi, a Capitan Cerea, Traini e Ubizzoni, pronti a entrare, oltre ai giovani Caffi 2000 e Vassai 98. Caffi schierato insieme a Cucchi, titolare domenica con Sanico. Buona prestazione la sua oggi, però. Ha alternato, ha fatto turnover mister Bernardi e ha scelto giovani diversi. Mettete attenzione perché è ancora a terra Brughera dopo il contatto precedente con. Adesso Gualdi che va a cercarsi delle sue condizioni, anche al primo tempo aveva rimediato un colpo il numero 3, oggi schierato terzino sinistro dal mister biancorosso, solitamente centrale, abbiamo già detto dell'assenza di Grisis, primo anno anche per Grisis alla Pradalunghese, l'anno scorso determinante a Treviglio, gol in pieno recupero per la salvezza della Trevigliese ai play-out, nel ritorno dei play-out. Trevise che fino a quel momento era con un piede in promozione, Trevise che peraltro è retrocessa quest'anno, terz'ultimo posto, ma forbice rispetto a quelle che la precedono, ovvero più di 6 punti di stacco, quindi retrocessione in promozione. Torniamo però in cronaca, arriva, non la prende, Bonetalli sì, Tagliaferri, Mescelaglia viene incontro, raddoppiato da Cavalleri, fa la foca Mescelaglia, poi però subentra Nicolosi, Bonomi, Luzzana non lo fa passare. C'è Perucchini, invece Luzzana per farsi ripartire da Gualdi. Poi serie di rimpalli con Tanferna che va per Borlini, ma Bonetalli riprende dove aveva chiuso, ovvero in maniera perfetta recuperando il pallone. Linee difensive fin qui impeccabili da una parte e dall'altra. Hanno prevalso in maniera netta sugli attacchi, attacchi spesso però innescati con palle lunghe. E quindi hanno avuto buon gioco gli avversari a andare a chiudere. Veramente le due squadre sono riuscite a costruire manovre insistite palla a terra, perché la densità è stata tanta, sempre raddoppio sul portatore di palla, mai linee di passaggio pulite. Adesso al rinvio Speroni, 3.47 sul cronometro di questa ripresa, sempre 0-0. Gualdi, poi Mescelaglia, stavolta la prende lui, Tagliaferri, gran giocata, Gualdi, Procopio, stavolta è uscita bene la Vertovese, poi Procopio non ha osato l'apertura per Perucchini, arrivato comunque in possesso di palla. Perucchini, gran palla, Fusabassini, attenzione dentro l'area, Fusabassini, rimorchio Perucchini, e questa è una chance clamorosa per la squadra di Vertova. Fusara aveva messo il rimorchio, Perucchini è arrivato puntuale, ma non il suo piede preferito, il destro, lui che è un mancino naturale, non ha colpito bene la palla. È scappata via dalla parte opposta, ma chance importante la Vertovese che insiste. Fusabassini, Perucchini. Dentro per Bergamelli, non la colpisce bene. Tanferna può far ripartire i suoi. Con Bonetalli che stavolta va a commettere fallo. Regola del vantaggio, Cavalleri. Addirittura 3 addosso a Cavalleri. Alla fine finisce per perdere il pallone. Perucchini lo mette in rimessa laterale. Disappunto in tribuna tra i tifosi del Vertovese, chiaramente per l'occasione precedente di Perucchini. Ripetiamo, lui che è un sinistro naturale, se l'ha trovata sul destro in corsa, ha colpito malissimo, ma chance davvero ghiotta, era dentro l'area Perucchini, fronte allo specchio, anche se diversi giocatori davanti, però chiaramente questa può essere annoverata come palla gol, mentre qui Bonetalli va a vincere un altro duello di testa con Borlini e la mette fuori. Chiaro che Borlini e Bonomi, abbiamo già letto nel corso del primo tempo, sono giocatori che preferiscono essere innescati palla a terra, non con questi servizi profondi. Adesso gara recupero di Tagliaferri, uno dei migliori fin qui. Bergamelli invece perde il tempo della giocata. Tanferna, cost to cost, apertura splendida per Bonomi, gran giocata di Tanferna. Bonomi la mette
partito in offside, però Bonomi, quindi niente da fare. Terfena, azione da centrocampista inglese, Steven Gerrard, tanto per citarne uno, ha recuperato palla e ha fatto 40 metri palla al piede prima di aprire in maniera perfetta da Bonomi. Partito però leggermente in posizione di offside, quindi tutto inutile. Buon per la Vertovese, rammarico chiaramente per la palla lunghese. Riva Bergamelli, oggi in campo col 10, solitamente gli metteva sulla maglia l'11 Giorgio Alberti, chiaro, numero di maglia non vuol dire nulla. Locatelli, apertura di quadri, perde l'8, uno contro uno con Luzzana, ha cercato il tunnel dell'8, non gli riesce, ma guarda, comunque una buona rimessa per la lunghese che guadagna metri. 6.40 sul cronometro, sempre 0-0, match che è iniziato in questa ripresa come si era chiuso nel primo tempo. Ritmi elevatissimi, tantissimi duelli fisici, partita molto maschia e fatica da entrambe le parti nel costruire gioco palla a terra. Adesso va al rinvio profondo con Mescelaglia che sponda da Perucchini. Attenzione, Perucchini cercato l'uno contro uno, Nicolosi però ha preso palla pulita. Vertovese qui protesta in maniera vibrante, ma dobbiamo dire, sentiamo dire che dalla nostra postazione il direttore di gara ha giudicato in maniera perfetta. Nicolosi ha messo il piedone, ha preso palla piena, poi Mescelaglia si è schiantato contro il centrale difensivo della palla lunghese. Direttore di gara, ricordiamo, il signor Lorenzo Casali della sezione di Crema, fin qui perfetto nell'interpretazione della sfida. Chiaro che stiamo parlando di una partita secca, di uno scontro playoff, di un derby, rivalità accesissima, però fin qui Metz è tenuto in più dal direttore di gara e giocatori che, devo dire, hanno collaborato. Fin qui non si sono visti gesti di particolare nervosismo, solo intensità e voglia di vincere. Speroni profondo, Bonetalli due volte, quindi Tanferna stavolta non appoggia al meglio, Gualdi la recupera, ha cercato di tenerla, campo però finito. In tribuna c'è anche il papà di Gualdi che qui gli ha dato un'indicazione al proprio figlio con la palla che è finita in rimessa laterale. Tanferna, scambio con Dell'Otto, ancora Tanferna che sta crescendo in maniera esponenziale negli ultimi minuti. Borlini, occhio suo destro, prova poi Di Mancino, alla fine deviato, guarda nel corner. Qui Borlini aveva voluto andare a calciare col destro, quella è la sua zolla, palla sul piede al limite, poi però ostacolato, l'ha dovuto tornare sul Mancino, tanto per il cross, deviato corner. Bonomi, attenzione, Borlini ancora suo destro, attenzione, destro a giro, traversa, conferma quanto detto poco fa Borlini, palla spostata e destro a giro con palla che ha scheggiato la traversa ed è finita sul fondo. Anche diversi amici di Borlini qua in tribuna che sono fatti sentire in questa situazione. Borlini che ha calciato, ripetiamo, in maniera perfetta, palla che ha baciato la parte superiore della traversa, è terminata lungo e in fondo, oltre e in fondo. Palla lunghese costruisce la prima occasione vera della partita ed è un'occasione clamorosa. Borlini è un passo dal vantaggio, adesso siamo di là, Tagliaferri contrasto dalla Bughiera, rimessa laterale. ...9.50 sul cronometro, sempre 0-0, ma chance importante costruita da Padonghese che ha risposto a quella capitata nelle prime battute del secondo tempo sui piedi di Perucchini, ha calciato male, ha risposto appunto con Borlini, sterzata e destro all'incrocio, palla che colpisce attraverso e va oltre in fondo. Adesso rimessa Vertovese con le mani, capitale Luzzana, va incontro Tagliaferri, servito. Poi qui Dell'Otto lavora bene, guarda anche la rimessa. E quindi palla che diventa biancorossa. Ma cerca ancora Dell'Otto, poi va oltre Borlini con Riva, Riva la meglio stavolta, poi Bergamelli mette il piedone e Bughiera va a coprirla. Attaccato da Procopio, guarda la rimessa laterale Bughiera. Adesso
con le mani, tensione palpabile non solo in campo ma anche in tribuna. Una sfida che resta equilibratissima, con Arriva che qui va a scalare su Bonomi, rischia la giocata, Arriva poi riesce a liberare, ma qui ha quasi perso aderenza col terreno. Bonomi era pronto a recuperare la palla e a puntare la porta. Arriva, chiede scuse ai compagni, se la può cavata bene il centrale, anche lui è arrivato in estate alla Vertovese e ha messo palla sopra. Adesso guardia a inseguirla, Bughera in vantaggio, riesce a giocarla bene. Dell'Otto, Tagliaferri che ha giocato una partita di grande quantità e qualità in mezzo al campo, lui e Tanferra hanno sicuramente fornito fin qui da una parte all'altra grandi prestazioni. Adesso qui proteste vibranti da parte di tutta la Pallonghese che avrebbe voluto il giallo in questa situazione. Si fanno sentire anche i tifosi ospiti in tribuna, ma il direttore di gara ha optato semplicemente per il calcio di punizione, niente giallo. E adesso richiamo verbale a Borlini, che aveva protestato in precedenza e che chiede scusa. Sulla palla Nicolosi, 12 esatti sul cronometro, sempre 0-0. Il centrale difensivo sta per andare a calciare, tre uomini dentro l'area con Dell'Otto che sale alto a sinistra, poi va su Bonomi, Perucchini, quindi Cavalei può rimetterla dentro, quindi qua esce bene Quadri che poi va direttamente dentro l'area, attenzione Luzzana in qualche modo, poi Cavalleri suo destro, murato, ma Pradalonghese che adesso sta provando ad alzare il livello del forcing. Vertovese più chiusa a protezione del pareggio che gli garantirebbe il salto in finale. Ricordiamo che il finale di girone, secondo turno playoff, ricordiamo che l'altro turno tra Gavarnese e Villongo si giocherà allo stadio 7 di Embro lunedì sera alle 8:30, perché oggi campo impegnato da una manifestazione di atletica. I playout invece si disputeranno domani alle 16, mentre qui Borlini conclude debolmente verso la porta di Felti. I playout che vedranno da una parte la sfida tra Sanico e Ghisalbese, dall'altra quella tra San Paolo d'Argon e Juventina Covo. Adesso con le mani Feltri, fallo stavolta notato da parte del direttore di gara, calcio di punizione in favore della Vertovese. Panchine vuote, ci stanno scaldando tutti i giocatori da entrambe le parti, chiaro che abbiamo già letto, abbiamo già elencate le presenze sulla panca delle due formazioni, sono giocatori di livello assoluto che possono sparigliare le carte una volta entrati in campo. Adesso Perucchini contrastato, Quadri, gran lavoro, Viganò profondo, stavolta Monetari non ci arriva, rimedi Arriva che non bada a Fronzoli, palla profonda che attenzione però diventa buona, Fusar e Locatelli, conferma la regola di questo match secondo la quale i centrali difensivi hanno sempre la mano sugli attaccanti. Adesso Bonomi, buona la sponda per Dell'Otto, accelera lui, Gualdi, attenzione perché è già ammonito Gualdi, attenzione, episodio chiave della partita, arriva il secondo giallo a Gualdi e quindi il rosso, Vertovese in 10, dobbiamo dire, a nostro modo di vedere stavolta. Giudizio severo dietro di gara, Gualdi è scivolato, tentativo di inseguire Dell'Otto, è franato sul giocatore, fallo evidente ma giallo eccessivo se consideriamo che appunto Gualdi era già ammonito. Però ripetiamo, episodio chiave della partita, adesso la Vertovese giocherà con l'uomo in meno e la Pallonghese verosimilmente in superiorità numerica si getterà in avanti alla ricerca della vittoria che significherebbe passare del turno. E Vertovese che con i denti cercherà di difendere quello che è un pareggio che vale il passaggio del turno. 15-5 sul cronometro questa ripresa, sempre 0-0, ma episodio poco fa determinante con il rosso dato a Gualdi. Ripetiamo, Gualdi è scivolato, frenato sull'avversario, fallo evidente ma già ammonito. Il direttore di gara è stato molto severo stavolta, estraendo il secondo giallo e lasciando la Vertovese in 10 uomini con il Metz che abbiamo già letto inevitabilmente cambierà inerzia. Adesso per la Pallonghese con l'uomo in più diventerà fondamentale alzare ulteriormente il baricentro per andare a cercare quella vittoria necessaria ai biancorossi per il passaggio del turno.
e Vertovese. A questo punto, se fin qui aveva risposto colpo su colpo, diventerà necessario contenere e non sbagliare. Primo cambio della sfida è per la Pradonghese, fuori Bonomi, dentro Bizzoni. Bonomi, ex della sfida, si è mosso molto, non ha inciso però, dentro Bizzoni, caratteristiche molto diverse. Bizzoni è un centravanti d'area, Bonomi è chiaramente un attaccante più di movimento. Arriva anche il cambio per la Vertovese, se cambia in avanti Bernardi, lasciando però inalterato il modulo. Alberti deve coprirsi trovandosi con l'uomo in meno, quindi toglie un attaccante, esce Procopio al suo posto, Galli un difensore, inevitabile per mantenere l'equilibrio in questo finale di gara che si preannuncia a questo punto incandescente. Cambio eseguito, chiediamo adesso un'opinione a Luca Carminati, che sarebbe qui in tribuna con noi, sulla partita sul rosso. Ma diciamo che secondo me il rosso è stato molto, ma molto eccessivo, anche perché a parte che l'arbitro deve sapere già chi ha ammonito, quindi era una scivolata totalmente sulla palla, poi cioè, potrebbe anche fischiare magari il fallo, ma però un arbitro bravo deve sapere che questo giocatore è già ammonito, e quindi secondo me è stato molto eccessivo. Il problema è un altro, che adesso questa espulsione condizionerà sicuramente la partita di una Vertovese che fino adesso sta giocando una partita meritatamente, portando a casa un pareggio meritato, e adesso deve tirar fuori quell'undicesimo uomo che manca nel 110% da parte di tutti i giocatori. Comunque adesso ci dovremmo divertire a vedere una bellissima partita. Ringraziamo Luca per il commento. Adesso ripartenza Pradalunghese, Nicolosi, Locatelli. Palla sopra, la legge bene Bergamelli. Alberti è passato inevitabilmente al 4-4-1 con Galli, che è andato a fare il centrale, il nuovo entrato insieme a Riva. A destra resta Luzzana, a sinistra è scalato Bonetalli, davanti a difesa ovviamente rimangono Bergamelli e Tagliaferri. Perucchini da una parte, Fusar alzato nel ruolo di esterno alto, e Messedaglia senza Procopio da solo a fare battaglia contro la linea difensiva della Pradalunghese. Chiaro che a questo punto nessuno chieda più a Messedaglia il gol, ma chieda soprattutto tanto lavoro per tenere su palla e far respirare la squadra, allentando il forcing della Pradalunghese, che adesso riparte dei piedi di Locatelli. Vigano, Locatelli, giro palla difensivo della Pradalunghese che cerca lo spiraglio, poi Locatelli va ancora a profondo con Feltri. Abbiamo già visto che i ritmi sono leggermente calati, perché inevitabilmente adesso la Vertovese non va più ad aggredire con l'uomo in meno, non può più farlo, si limita ad aspettare, mentre la Pradalunghese prova a proporre gioco. Adesso qua Locatelli si aiuta con le mani su Messedaglia, direttore di gara, si ha calcio di punizione in favore della Vertovese, chance interessante per gli uomini di Vertova con Bergamelli che si è portato sul pallone. Ricordiamo, non ci sono né Spampatti in panchina né Legrenzi, infortunato, nemmeno in panchina. Due giocatori capaci di incidere su calci piazzati, ma comunque soluzione interessante il team di Giorgio Alberti. Uno è sicuramente, una di queste è sicuramente rappresentata da Bergamelli, l'altra da Luzzana, entrambi sul pallone. Bergamelli verosimilmente per un tiro a giro, Luzzana invece per una botta. Luzzana però è in parte, vediamo a fianco, vediamo Bergamelli che scarica proprio per Luzzana il destro, grandissima parata di Speroni. L'avevamo preannunciato, così è andata. Soluzione cercata da Luzzana e gran bolide con Speroni che ha risposto tenendo i suoi in linea di galleggiamento. Certo è che la Vertovese qui ha avuto una chance importante per sbloccare la partita con Luzzana che ha sfoderato un bolide costituito a gran intervento Speroni. Qui non si è fatto sorprendere il portierone della Pradalunghese, seconda parata importante dopo quella del primo tempo contro Gualdi, e ha respinto il pericolo, poi Tagliaferri non è riuscito ad accorciare, l'ha presa ancora Speroni, quindi Pradalunghese che mantiene il risultato in equilibrio. Adesso Ubizzoni, arriva ancora Biancorossi, Tanferna profondo per Quadri, tutto buono, attenzione Quadri e Riva, poi palla ancora dentro dell'otto
e ancora arriva due volte sulla linea di porta. Meschi adesso sta diventando spettacolare alla botta di Luzzana, ha risposto due volte la Vertovese con due salvataggi sulla linea da parte di Riva. E arriva anche il secondo cambio tra le file della Pradalunghese. Esce Brughera, entra Cerea, fuori un difensore, dentro un regista. È chiaro che quanto tempo la lunga deve spingere in superiorità numerica a pieno organico per cercare il gol partita. Cambio eseguito, dobbiamo dire che dopo il rosso inevitabile la Pradalunghese ha pressato alto e le emozioni sono fioccate. Prima una botta di Luzzana terrificante parata da Speroni su calcio di punizione, poi la doppia risposta della Vertovese con due salvataggi sulla linea di porta da parte di Riva, qui assolutamente determinante nel tenere i suoi in linea di galleggiamento. Vigano torna da Speroni, vivo profondo di Speroni, scivola Ubizzoni, qui gran controllo di Luzzana e poi Fusa Bassini. Va via sulla destra, lui che è mancino naturale, ma lo fa bene in mezzo a tre. Ricordiamo Fusara, fratello di Andrea Fusara Bassini. Centrocampista, classe 91 del Villa d'Annè. Marco invece è un classe 93, giocatore duttile, capace di coprire più ruoli. Il secondo cambio arriva anche tra le file della Vertovese. Esce Messedaglia, dentro Patelli, quindi cambia opzione offensiva Alberti, fuori l'attaccante di peso di riferimento, dentro Patelli. Rapido e veloce, non sappiamo se scelta tecnica o non al meglio Patelli, che nelle ultime partite è stato decisamente il migliore tra i giocatori maglia azzurra. Cambio eseguito, 23-8 nella ripresa, sempre 0-0, ma chiaramente dopo il rosso a Gualdi con la Vertovese in 10 uomini la partita è cambiata. Pallone che spinge a sprombattuto, Vertovese che risponde colpo su colpo, un'occasione per parte dopo il rosso al mediano della Vertovese. E Pradalunghese che continua a spingere alla ricerca del gol, alla ricerca del vantaggio. Vertovese che difende un pareggio che significa passaggio del turno. Cerea si abbassa a far partire l'azione, Nicolosi, Brughera, anzi no scusate, Vigano, Brughera sostituito, è passato a sinistra Vigano, proprio con l'uscita di Brughera. Vigano che non è sul suo lato preferito, lui con destro naturale, qui ha pagato nel controllo del mancino imperfetto facendo perdere il possesso ai suoi. Adesso Patelli, attenzione alla sua rapidità, va via Patelli, contenuto, rimessa laterale. Abbiamo detto, Patelli scuola calcio al Binoleffe, poi a Sarnico, esordio di prima squadra, ultimi anni in eccellenza a Brusaporto. Quindi sei mesi quest'anno a Casazza, prima del trasferimento a Vertova, nella situazione invernale del mercato. In questo ritorno sicuramente il migliore dei suoi, protagonista di diverse prestazioni importantissime, messo appunto in questo finale al posto di Messedaglia per creare qualche apprensione alla linea difensiva della Pradalunghese per cercare di ripartire e non difendere soltanto da parte di mister Giorgio Alberti. Con le mani Luzzana, Patelli, Luzzana. Poi va via bene Luzzana, la mette profonda, troppo. Perucchini non può arrivarci, può arrivare quindi la Pradalunghese. Bonetalli, Bergamelli, Bonetalli. Palla sopra Perucchini, qui ha cercato l'aggancio invece di andare via. E Locatelli riesce a recuperare il possesso. Altro duello, Cerea, il capitano, eccolo qua, il suo lancio proverbiale, stavolta però sballato, errore insolito per lui, probabilmente non ancora caldo, a dovere, e quindi rimessa di fatto, regalata alla Vertovese. Adesso Cerea recupera il possesso, Cavalleri, bravo qui Galli, due volte, grande intervento di Galli che è entrato
in maniera perfetta nel match. Viganò dell'otto, uno da sotto da Luzzane, quindi palla in rimessa laterale. Devo dire che nonostante il fatto numerico, nonostante la Vertovese abbia abbassato il baricentro, continua a difendere con grande efficacia il team di casa. Concesso una sola palla gol vera e propria con i due salvataggi consecutivi sulla linea di riva, poi per il resto ha tenuto a bada l'attacco atomico della Pallonghese che sta gestendo il possesso palla, ma appunto ha costituito solo una palla gol nitida e anche rischiato, se vogliamo, in un'occasione con il destro già più volte ricordato di Luzzana su calcio di punizione. Adesso Pallonghese, Cerea, Cavalleri, Viganò, entra sul destro Viganò, ancora Cavalleri, cerca l'imbucata, la trova bene per Ubizzoni, però arriva qua, prende bene il tempo e trasforma l'azione difensiva e l'offensiva. Gran giocata di Riva, davvero le difese fin qui sugli scudi stanno giocando davvero entrambe in maniera perfetta, le linee difensive di entrambe le squadre. Mette qui Perucchini in ritardo, frana su Locatelli, il direttore di gara va a richiamarlo. E poi esce un calcio di punizione alla Pallonghese, già battuto Nicolosi. 27-9 dice il cronometro. Biancorossi che spingono, Vertovese che difende in un match sempre più interessante, in un derby che mette in palio oltre alla rivalità campanilistica anche l'accesso a una finale playoff del girone, a un secondo turno playoff importantissimo, voluto fino all'inizio stagione da entrambe le squadre, obiettivo dichiarato delle due seriane che in campionato non hanno potuto fare nulla di fronte allo strapotere del Telgate. Si sono piazzate al terzo e quarto posto alle spalle anche della Gavarnese, che adesso cercano l'accesso alla categoria successiva tramite i playoff, mentre qui abbiamo visto Cerea, davvero non ancora entrato nel match, qui un destro sballato, ripetiamo, errori insoliti per uno con il suo piede, Simone Cerea, passato anche Indy, giocatore capace di illuminare il gioco con passaggi corti e servizi lunghi, letali, anche sui calci piazzati. Ferti rinvio, in cielo Cavalleri, poi Bonetalli, a sinistra non ha perso vivacità il terzino di Alberti, mentre qui Nicolosi affretta la giocata per non essere rimontato e Luzzana va a chiudere su dell'otto. Arriva, non bada Fronzoli, palla profonda per Patelli, chiaro che su questi palloni Patelli è in grossa difficoltà, lui che è un esterno si trova a duellare a palla alta con Locatelli e Nicolosi, non di certo la soluzione ottimale. Chiaro che però se dovesse essere innescato palla a terra sulla rapidità potrebbe fare molto male alla retroguardia della Pallonghese. Adesso Locatelli, Nicolosi, palla pigra, Viganò non rischia nulla e spara lontano. Bonetalli, rimessa ed è pronto anche il terzo cambio per la Pallonghese. Stavolta ad uscire è Cavalleri, al suo posto Traini, Cavalleri già ammonito, esce un mediano, entra una punta, a questo punto diventa offensivissimo il team di Bernardi, ci sono in campo contemporaneamente Traini, Ubizzoni e Borlini per attaccare l'area di rigore innescati da Cerea, davvero quattro uomini offensivi con dell'otto da una parte, quadri dall'altra, non c'è più nessun mediano se escludiamo appunto Tanferna, il quale però è capace di fare entrambe le fasi in maniera efficace. Cerea dentro l'area, attenzione, arriva altro piedone, altro intervento determinante di Riva, davvero spaziale la prestazione centrale difensiva della Vertovese con Bonetalli e Riva che non ha sbagliato un intervento, devo dire stessa cosa dalla parte opposta per Locatelli e Nicolosi, anche loro perfetti in ogni intervento. Cerea, palla profonda, arriva di testa e poi va a Bonetalli a proteggere l'uscita comoda di Feltri. La tiene lì Feltri, classe 99, abbiamo già detto, oggi schierato titolare per poter utilizzare un vecchio in più nei giocatori di movimento, quindi fuori l'ex professionista Nodari. Feltri che oggi, devo dire, qui si è ben comportato, nessun intervento, attenzione perché Patelli è regolare, Patelli dentro l'area, Patelli, anzi no, ci ha pensato un attimo e poi ha segnato
calcio di punizione il Guadaline. ...30:55 di questo secondo tempo, sempre 0-0 con Bergamelli che va a recuperare il pallone, poi parte con un cost to cost inseguito da Borlini. Vertovese che nonostante il fretta numerica per il rosso a Gualdi al 14esimo sta reggendo l'urto. Attenzione adesso a Fusar, attenzione a Somancino, taglio campo consueto, non ha più spazio però, poi addirittura Veronica e via sulla corsia Mancina, ancora Fusar. E poi alla fine ottiene il calcio d'angolo, il massimo che potesse ricavare da quella situazione. Dicevamo Vertovese che nonostante il fondamentale numerica sta reggendo l'urto, ha concesso una sola palla gol a Versailles. Palla lunghese che sta occupando costantemente la metà campo avversaria, gestisce sempre il pallone, ma di fatto ha creato una sola vera chance con due salvataggi consecutivi di riva sulla linea, ma poi non è più riuscita a spaventare Feltri. Fin qui per lui soltanto interventi di routine. Adesso corner, Patelli sul pallone. Traversone, Obizzoni che fa valere il suo fisico anche in fase di opposizione, è andato a recuperare il pallone, poi qui contrasto durissimo, però palla sulla palla, tutto regolare, attenzione Bergamelli, tutto buono Bergamelli, poi Patelli dentro l'area, attenzione chance importante, Patelli murato anche lui, alla fine calcio d'angolo, ma qui dopo il contrasto giudicato regolare direttore di gara, avrebbe potuto sfruttare meglio la ripartenza alla Vertovese, invece non hanno calciato, hanno trovato due volte l'opposizione, i giocatori in maglia azzurra. Adesso chiediamo un commento ancora a Luca Carminati sul sviluppo di questo match, soprattutto sul quarto d'ora finale. Direi che la Vertovese sta giocando una partita molto molto goliarda, è molto, molto concentrata, sta onestamente guadagnando campo anche in un'inferiorità numerica. Mi sono stupito alcune scelte tecniche da parte dei due allenatori, che però magari lunedì studio ne parleremo, perché ci sono state qualcuna, ci sono state delle situazioni dove alla fine qualcosa non mi ha convinto. Comunque ci stiamo divertendo molto, la partita è diventata bellissima e la Vertovese in inferiorità numerica sta giocando una partita molto molto goliarda. Grazie ancora a Luca per i suoi commenti. Mentre qui rimane a terra, toccato duro Riva, e sportivamente la palla lunghese mette il pallone in rimessa laterale. Siamo entrati nell'ultimo spicchio di partita, chiaramente adesso ogni palla scotterà nei piedi dei giocatori, ogni giocata potrebbe essere quella determinante in questo finale che si preannuncia davvero incandescente, con la palla lunghese e il superiore numerica continua a spingere la Vertovese che non abbassa la testa, risponde colpo su colpo. Adesso Feltri andrà lui a rinvio, Fusar Bassini chiama a braccio largo il pallone, Feltri cerca proprio lui e Fusar lo controlla con però il raddoppio efficace di Colosi dell'otto per Traini, appena entrato Riva lo contrasta, stavolta proteste vibranti da parte dei tifosi della Vertovese, aveva voluto il tocco ultimo di un giocatore biancorosso dalla rimessa, quindi loro favore in realtà, il direttore di gara l'uscita del Guadaline ha optato per la rimessa in favore della portoghese, ha protestato anche Riva, l'arbitro è andato a richiamarlo invitandolo alla calma. 34:40 sul cronometro in questo primo turno playoff, portoghese con le mani dell'otto, spone Ubizzoni, poi attenzione dentro l'area Borlini, chiuso all'ultimo, buona chance stavolta per Borlini che non è riuscito a trovare il tempo della conclusione, mette qui dell'otto, frana su Fusar Bassini e arriva il giallo anche per dell'otto. Stavolta le proteste sono dalla parte opposta, Tanferna e Nicolosi particolarmente vivaci col direttore di gara che, avendo visto partire Fusar, agganciato alle spalle da dell'otto, ha segnato calcio di punizione agli azzurri di casa, ha estratto il giallo nei confronti di dell'otto. Devo dire episodio con diverse proteste, ma di fatto giallo che avrebbe potuto anche starci, non è uno scandalo
l'ammonizione del direttore di gara. Adesso Fusabassini, che quando è entrato a destra alto ha sicuramente inciso molto di più. Adesso palla dentro e poi Pierocchini. Chiaro che adesso a saltare di testa la Vertovese ha mandato Patelli, Pierocchini e Tagliaferri, non di certo tre giganti, ma è inevitabile. Hanno tolto gli attaccanti di peso giocandosela sulla rapidità. Alberti non può avere entrambe le cose. Adesso proteste che sono fortissime da una parte e dall'altra. Stavolta Ubizzoni, a giudizio del direttore di gara, si è aiutato con le mani. E quindi calcio di punizione con Bernardi, richiamato in maniera energica dal direttore di gara in panchina, ma non viene espulso, viene soltanto invitato alla calma. Lui che era responsabile del settore giovanile della Falco ed è tornato quest'anno alla Prada Lunghese. Esperienza per lui già qualche anno fa sulla panchina di Prada Lunga, poi se ne andò dopo qualche giornata. Quest'anno invece il ritorno con l'arrivo ai playoff. Attenzione Patelli entro l'area. Patelli, il suo destro rimorchio, murato, calcio d'angolo. Chiaro che questi sono secondi preziosi per i padroni di casa che allentano la pressione e alzano il baricentro. Prada Lunghese che invece vede scorrere inesorabile il cronometro. Patelli nell'angolo, impossibile vedere dalla nostra postazione chi ha toccato perché il folto pubblico ci impedisce la visuale. Mentre arriva, eccolo, il quarto cambio palonghese. Stavolta ad uscire è Borlini, al suo posto Cucchi, quindi cambio tattico. Dentro un attaccante esterno, dotato di corsa, fuori Matteo Borlini che ha colpito una traversa nel secondo tempo che aveva voluto sbloccare la contesa. Cambio appunto eseguito, Borlini, ripetiamo, gran giocata lì, poi ha faticato come il resto della squadra contro la difesa della Vertovese. Attaccanti oggi da una parte all'altra hanno tribolato notevolmente nel rendersi pericolosi. Borlini però in un'occasione c'è riuscito e l'ha fatto benissimo, sterzata sul destro e palla a giro con la palla che ha baciato la traversa ed è terminata sul fondo. Occasione che aveva potuto davvero cambiare l'inizio della partita, avrebbe potuto portare in vantaggio i suoi. Speroni, 38-10 sul cronometro, adesso spinge Locatelli a destra, palla profonda, Ubizzoni sponda, ottima per Quadri. Boletalli però ne ha ancora, scala bene e di destro spara via. Difficile davvero trovare sulla linea difensiva in entrambe le parti un giocatore non sufficiente, davvero tutti autori di una grande prestazione in fase di non possesso. Adesso qui va a recuperare un altro pallone la Vertovese con Tagliaferri che insieme a Bergamelli ha lavorato moltissimo in mezzo al campo. E adesso rimessa in favore degli azzurri di casa con le mani Luzzana che si prende tutto il tempo possibile. Fusar, Patelli stavolta non perfetto l'appoggio, gesto di rammarico del numero 14 che va adesso a pressare Speroni, rinvio lungo, alto duello aereo, ancora una volta arriva Bergamelli di prima, Patelli vediamo se è buono, no, ha alzato la bandiera il direttore, il guardalinee, quindi fuori gioco e calcio di punizione in favore della Vertovese, della Prada Lunghese che chiaramente ha messo più peso adesso con Ubizzoni dentro l'area, giocatore con più forza fisica come già detto rispetto agli altri attaccanti più brevi linei, giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Bonomi, Traini e Borlini, anche se fin qui non è riuscito ad incidere. E adesso Feltri va a raccogliere un altro pallone. Devo dire che dopo la chance costruita con il già citato più volte doppio salvataggio di Riva sulla linea, di fatto la Borghese non ha più calciato verso la porta di Feltri pur tenendo sempre il pallone, e la Vertovese pur difendendo con attenzione col baricentro basso ha però tenuto in maniera perfetta, non ha concesso nulla agli avversari, anche se devo dire raramente ha attaccato in maniera convincente nella metà campo avversaria, non ha quasi mai impensierito Speroni, però bastando il pareggio poi passato del turno alla squadra di Vertova va più che bene così. Non può chiaramente star bene alla Prada Lunghese che deve vincere per volare nella finale playoff del suo girone. E Prada Lunghese che quindi continua a spingere, Vertovese continua a difendere, Ubizzoni
Locatelli adesso fisso a destra nella difesa alta di Bernardi, palla molto sotto Felte, qui non perfetto, vediamo cosa fischia dentro di gara, tutto regolare e rinvio dal fondo, qui proteste vibranti da parte della Pallalunghese, anche perché se può essere valutato innocuo l'intervento su Feltri, l'intervento di piede di Luzzana era evidente, quindi sarebbe stato certamente calcio d'angolo e non rinvio dal fondo, errore stavolta del direttore di gara, che dobbiamo dire, dopo il rosso a Gualdi è sembrato più insicuro rispetto alla prima ora di mezzo in cui ha arbitrato in maniera perfetta. Adesso Feltri, Fusar, Patelli, altra bandiera. Patelli continua ad attaccare sulla linea avversaria, Pallalunghese che cerca di mettere in fuorigioco. Sanno perfettamente i centrali biancorossi che se Patelli li punta in velocità per loro potrebbero essere dolori, e fin qui stanno applicando in maniera perfetta la tattica del fuorigioco. Locatelli dentro, arriva, poi Luzzana stoppa bene e mette fuori. Fusar in mezzo a tre, alla fine guadagna il fallo, il massimo che potesse ricavare in quella situazione. 42-8 sul cronometro, sempre 0-0. Quinto ed ultimo cambio della Pallalunghese in arrivo. Abbiamo già visto che a uscire sarà Simone Quadri, il classe 98. Vediamo chi entrerà al suo posto. Numero 18, quindi dentro Vassalli, fuori un 98-98. Beh, rispetto alla regola dei giovani, cambia poco dal punto di vista tattico. Cambia che Bernardi cerca di dare forze fresche ulteriori al suo team. Arriva per Patelli, ottimo aggancio, raddoppiato, guadagna la rimessa laterale tra gli applausi dei compagni di squadra, il massimo che potesse ottenere da quella situazione l'ex Casazza. In questo finale ovviamente Vertovese che adesso cerca di far passare più secondi possibile, passano inesorabili per la squadra di casa e passano invece velocissimi per gli ospiti che hanno bisogno del gol, hanno bisogno della vittoria per passare il turno. Alta rimessa, sempre Vertovese, Luzzana con le mani, Fusà Bassini attaccato quasi solo a destra quando è ripartita la Vertovese, a sinistra Perucchini e Bonetalli hanno spinto molto bene, ma dall'altra parte Fusar da lì ha dato un'impronta evidente sul finale di gara. Adesso calcio d'angolo per la Vertovese, ancora Luzzana, anzi no, non siamo riusciti a vedere bene chi Patelli, scusate, non avevamo riuscito a vedere bene chi avesse calciato, ha calciato Patelli, palla messa fuori, Vertovese che adesso gestisce il pallone nella metà campo avversaria, fa scorrere i secondi e mantiene l'avversario lontano, per la Longhese che fatica in questi frangenti a recuperare il possesso. Arriva anche un giallo perché Luzzana ha perso ancora tempo per effettuare la rimessa. Dietro di gara annota sul proprio taccuino il giallo a capitano Luzzana, meno di un minuto, più recupero alla fine del primo turno playoff. Fusa Bassini, qui Nicolosi lo tampona bene e poi fa ripartire i suoi, apertura non perfetta, deve perdere qualche metro Vassalli per poterla giocare. E poi Bonetalli da terra non molla la presa, aiutato da Perucchini, scusate, da Perucchini, riesce a recuperare il pallone ma non a tenerlo. Allora Pallalunghese Cerea, Locatelli, Nicolosi, mostrato il tabellone luminoso, 4 minuti di recupero, 4 per le speranze della Pallalunghese, con Arriva che adesso va a lasciare comodamente per Feltri, 4 per le speranze della Pallalunghese di trovare il gol, di portare a casa la partita del passaggio del turno, 4 invece di sofferenza per la Vertovese per tenere lo 0-0, per conservare il pareggio che, essendo arrivata davanti in classifica a fine campionato, significa passaggio del turno e volo in finale playoff. Qui Fusar aveva stoppato un gran pallone, poi però l'ha perso. Dell'otto c'è di contrasti, Fusar la tiene più possibile, poi Tagliaferri la spara sopra, altra palla che Nicolosi legge facile, Viganò
giro palla, ovviamente adesso la Prada Lunghese non può perdere tempo, deve affrettare i ritmi. Cerea dentro, sponda di Ubizzoni, scusate, da parte di Cucchi per Ubizzoni, chiuso però. Allora Cerea, altra palla dentro, attenzione, altra sponda di Cucchi con Boletalli che spara più lontano che può. Finale frenetico, tensione alle stelle. Pradolunghese che attacca, Vertovese che difende, Cerea dentro un'altra volta e deviazione di Cucchi, palla però troppo mobile tra le braccia di Feltri. ...46-32... rinvio di Feltri, ancora 2,5 da giocare con il pubblico in tribuna che segue tra il fiato sospeso e gli incitamenti. Adesso Cucchi, sponda, arriva, palla che passa, poi serie di contrasti con Bergamelli che spara lontano. Adesso inevitabilmente poco calcio, tanta intensità, cominciano anche a mancare le forze. Una partita giocata ad altissimi ritmi fin qui da entrambe le squadre. Caldo che si fa sentire. E Fusà Bassini è qui andato a recuperare un calcio di punizione che significa ossigeno per i suoi, agganciato da Dell'Otto. Qui avrebbero voluto anche il secondo giallo i tifosi della Vertovese, vuol dire il secondo giallo eccessivo qui Dell'Otto, non aveva commesso un intervento tale da essere sanzionato con la seconda ammonizione. Fusar non va, riparte la Pradalunghese, Dell'Otto, palla sopra, la legge Bonetalli che per non rischiare spara lontano e palla che termina in corner. Va tutto subito, Cerea sul destro, occhio il suo pallone, Galli non la sbaglia, poi Patelli, quindi alto contrasto, alta palla che si impenna. La rimette dentro Traini, poi attenzione al destro da parte di Cerea e il miracolo di Feltri, incredibile, al 48-10 il destro di Cerea, la risposta di Feltri a 45 secondi dal termine della contesa, ha avuto la chance per il gol partita la Pradalunghese con Cerea, il capitano, che ha cercato il piazzato sul primo palo. Feltri però ha risposto, un intervento che potrebbe valere la finale. ...15 secondi da giocare, Feltri che adesso si prende tutto il tempo possibile per andare al rinvio, ripensando chiaramente all'intervento precedente a mano aperta su Cerea. Intervento che potrebbe valere, ripetiamo, la finale. Arriva anche il giallo per perdita di tempo per l'estremo difensore Vertovese, chiaro che in questo momento importa pochissimo in un finale in cui ci si gioca l'accesso al secondo turno playoff. Parte Feltri, Fusa Bassini anticipato, poi Nicolosi. E arriva qui il triplice fischio, il derby seriano, primo turno playoff tra Vertovese e Pradalunghese, finisce 0-0. La Pradalunghese in superiorità numerica nel secondo tempo ha spinto, non è però riuscita a trovare il gol partita e col pari, sono arrivata dietro in classifica, viene eliminata dalla corsa playoff. La Vertovese raccoglie un pareggio preziosissimo e vola al turno successivo, aspettando l'esito dell'altra sfida che si giocherà lunedì e vedrà di fronte Gavarnese e Villongo. E quindi da Vertova è tutto, un saluto da Stefano Savoldelli ringraziando Felice Lazzarini per le riprese, vi diamo appuntamento a domenica prossima.